Allora, vogliamo raccontare ai mazzaresi che cosa sta succedendo in merito al pagamento dei tributi comunali proprio alla luce di questa emergenza coronavirus. Sì, abbiamo chiaramente ritenuto necessario tranquillizzare tutti i nostri concittadini che cominciavano a chiedersi cosa ne sarebbe stato delle scadenze tributarie in atto, di chi aveva già fatto la rateazione dei tributi, di chi aveva intenzione di farlo. E quindi oggi in giunta stiamo esitando il provvedimento, una delibera che autorizza la sospensione della riscossione di tutte le rate scadenza, di tutti i debiti tributari, ivi comprese anche le ingiunzioni, senza naturalmente che il contribuente incorra nella decadenza automatica delle eventuali rateizzazioni e senza alcun onere accessorio aggiuntivo. Tutto verrà differito a partire dal 30 giugno 2020, così come la possibilità di presentare istanza di rateazione straordinaria, che è slitta al termine del 31 maggio 2020, con il pagamento della prima rata al 30 giugno 2020. Chiaramente, quando si parla di modifica del regolamento, di regolamenti comunali, bisogna poi che questa delibera venga ratificata dal Consiglio Comunale. Questa parte della delibera è chiaramente sottoposta all'approvazione del Consiglio, che dovrà riunirsi nei prossimi giorni per esitarla. Vista la delicatezza del momento, dico, è il minimo che si possa fare allo stato attuale. Ma infatti, da una interlocuzione già per le vie brevi con il Presidente del Consiglio, abbiamo avuto già abbiamo condiviso questo percorso per quanto si voleva evitare di chiaramente far riunire il Consiglio, ma è un atto di responsabilità che si deve alla nostra città. Ma al contempo oggi abbiamo anche deliberato un'altra proposta interessante per tutta la città, che riguarda l'istituzione di una raccolta fondi destinata all'attivazione di uno specifico fondo per l'acquisto di attrezzature sanitarie che saranno utili a fronteggiare proprio l'emergenza sanitaria da coronavirus. Si parla per esempio di ventilatori polmonari, di caschi respiratori, eccetera, che sarà destinato all'ospedale di Mazara del Vallo. Abbiamo già avuto delle interlocuzioni con la tesoreria comunale e abbiamo già aperto un conto corrente. Nelle prossime ore chiaramente verrà diffusa la notizia con il numero anche dell'IBAN da utilizzare per chi volesse fare, insomma, delle donazioni che saranno destinate proprio a questo fine.